accedete al sito della scuola e quindi andate nella sezione Classe Viva del registro elettronico. Inserite qua le vostre credenziali, in questo caso qui sono già registrate, altrimenti se non avete mai fatto l'accesso dovete comunque inserirle, sono quelle che vi ha fornito la scuola. Fate molta attenzione a inserirle correttamente rispettando maiuscole e minuscole, perché in caso contrario non riuscireste a guadagnare l'accesso. Soprattutto attenzione che molto spesso il sistema utilizza la lettera L minuscola, che molto spesso viene confusa con la lettera I maiuscola. Fate la conferma. E a questo punto vi trovate all'interno della vostra area riservata servizi per lo studente. Nella sezione didattica trovate i materiali didattici e quindi le lezioni che sono state preparate e che saranno preparate dai docenti. Sopra ogni lezione è indicato il docente che ha originato la lezione. Cliccando sul titolo della lezione avete i documenti contenuti nella lezione. Tra i vari documenti troverete una voce che è quella relativa alle consegne da realizzare, cioè che cosa vi sta chiedendo l'insegnante. Cliccate su Visualizza per leggere qual è la richiesta. In questo caso leggi i due documenti proposti, guarda il filmato, poi prepara un breve testo riassuntivo, risponde alle seguenti domande e ci saranno ovviamente le domande indicate. I video saranno link per esempio a filmati che si trovano su YouTube o su altri canali, non è detto che ci siano ovviamente, perché sono degli approfondimenti che il docente può o meno aver ricercato o inserito. E i documenti possono essere in vari formati, PDF, Word, eccetera. In questo caso vediamo il primo. Ovviamente solo un testo di prova, quindi non c'è nessun contenuto. Documenti a Prima Guerra Mondiale, segue il documento da leggere. Naturalmente potrebbe anche essere stato chiesto all'interno delle consegne di leggere alcune pagine del vostro libro di testo. Una volta fatto tutto quello richiesto, preparato il documento, dovete andare nella sezione compiti. Questa è la sezione dove potete inserire i compiti richiesti. In questo caso segna compito Prima Guerra Mondiale, avete magari scritto un documento con Word, con qualsiasi lavoratore di testi in risposta a quanto richiesto, lo avete scritto su carta e lo volete fotografare con il vostro cellulare e inviare questa immagine che sia leggibile. Si può fare, nel senso che dovete trovare il modo comunque di salvarlo o comunque attraverso l'app lo potete caricare, però tenete presente che ci sono delle limitazioni sulla dimensione massima del file che potete caricare. Questo vuol dire che se voi siete abituati a aver settato il vostro cellulare, il vostro iPhone con una risoluzione per le foto molto alta, è molto probabile che la dimensione del file sarà tale per cui verrà superata questa grandezza massima e il file non verrà ovviamente caricato. Quindi se ritenete di fare così, riducete la qualità dell'immagine in modo tale che sia il giusto compromesso tra peso del file e leggibilità dello stesso. Naturalmente il docente potrebbe anche non avervi preparato un'area di consegna dei compiti, perché magari sono una serie di tavole di disegno. Sto immaginando per esempio le classi prime e seconde del settore tecnologico che fanno disegno tecnico. In quel caso non vi verrà chiesto di consegnare le tavole, ma vi sono state indicazioni su tavole da fare che verranno poi ritirate al rientro della scuola, quindi questo può valere anche per altre materie. Simuliamo ora anche il caricamento di un documento. In questo caso questo è il documento in risposta alla consegna richiesta, la Prima Guerra Mondiale. A questo punto possiamo fare carica. Notate che la sezione compiti sparisce perché avete esaurito il compito richiesto e quindi non vi comparirà più il compito. Però in sezione didattica continuerete a vedere qual era l'esercizio, il lavoro da svolgere. Dovete consultare questa sezione con una certa frequenza, perché i docenti qua potranno caricarvi, ovviamente, quindi la sezione didattica, perché potranno caricarvi via via nuovi esercizi, nuovi compiti.